Siamo con uno degli art director più invidiati al mondo. Ci invidiano, no? Esagerato al mondo, della provincia di Milano. Addirittura. No, anche perché tu. No, hai... qualche cosa però è andata anche all'estero, devo dire. Hai fatto qualcosa all'estero? So che comunque hai fatto anche qualcosa all'estero. Per esempio, ce n'è una qui che ha fatto il giro del mondo. Ah, quello della Carrà. La Carrà mi ha chiamato dall'estero, mi ha detto: Talla, dice, guarda che la tua copertina, io ho voluto la stessa copertina in tutto il mondo, e ha fatto 35 ristampe in tutto il mondo praticamente, ma io non lo sapevo, devo farti un regalo, è stata carinissima, perché non capita tutte le volte, perché chiaramente anche queste, però non ha fatto il giro del mondo, per capito, quella invece era fatta proprio, concepita per poter fare, capito, popolare. Sì, anche perché sì, la Carrà è molto popolare in molto, mondo. Lei ballava, ti ricordi, con la mamma e così. Con applausi, infatti. E infatti le di Mina però hanno anche una storia, e tutti anche copiano qualcosa. Hai mai visto qualcosa che ti hanno rubato? Ma no, ma rubato, ispirati sì, ma anche perché, non perché io fossi un maestro, ma anche perché erano talmente fuori dal comune, che comunque facevano non scalpore, ma comunque un'epoca strana. Io ero uno che azzardava, capito? Per convincere loro ad azzardarsi con la pistola di cioccolato, per esempio, capito? Che era un gioco, perché la pistola che si squaglia l'odio che si scalda col calore umano, c'era tutto, non era una filosofia, ma comunque pensavo, disegnavo, proponevo. Devo guardare là veramente, io guardo te. Bisogna guardare in macchina. Okay. Ogni cover, ogni copertina ha una storia e hai un aneddoto anche da raccontare. C'è qualcosa di particolare che ti ricordi ancora con sorriso, con ilarità? Dovremmo stare qui 6 giorni, scusa. Sono molte. Ma col sorriso sempre, perché non era una tragedia. Tutto sommato incartavano la musica, per cui doveva essere sì provocatorie e catturanti, però anche un po' frivole, per cui. Infatti ad Amina hai dato comunque un'immagine, anche anche una personalità hai reso, dopo che lei poi si è ritirata dalla scena, con le tue copertine hai dato un'immagine sempre differente e una personalità sempre differente. Ho cercato di catturare con la curiosità, con la trasgressione anche, perché Mina pelata, capito? Non era pelata, aveva sicuramente i capelli, ma era un gioco tra me e lei. Siccome poi tardava sempre, a un certo punto suo padre dice: dobbiamo andare in stampa perché c'è il Natale, le vede così, adesso ti becco senza capelli. Quando hai lottato? E dopo abdicava. Hai lottato per imporre alcune copertine? Ma no, ne facevo, non ne facevo una sola, facevo 3-4 layout, disegni, schizzi a matita e poi li facevo vedere. Prima di andare a portare in studio, perché così è una fotografia fatta in studio, poi ritoccata con l'aereografo, la girando, l'aveva colorata, l'ho colorata dopo, capito? C'era tutto un lavoro poi di studio, capito? Siamo vicino a questa di Banda Bertini. Non ho capito? Siamo vicino a questa di Loredana. C'hai qualche, come è nata questa copertina? Come. Ma è nata perché la banda, le bande di delinquenti sparano, capito? Per cui, però di cioccolato che sminuisce tutta la volgarità, capito? Quindi tu in base a, non so, alle canzoni oppure anche al titolo ti fai... No, il titolo era della casa discografica, è opera. Le canzoni le ascoltavo perché quando registravano molto volentieri, quasi sempre stavo in sala di incisione anche di notte per poter capire lo spirito e come
e come interpretare questa musica, capito? Con Bigazzi abbiamo fatto le notti, capito? Con Giancarlo che seguì la moglie, per cui. Quindi non lavoravi solo in studio, ma No, anche no, no, fuori. il rapporto umano, cioè al Ah, ristorante, quindi, ok. era diventata una famiglia praticamente, capito? Solo un'ultima domanda su Mia Martini, visto che stiamo adesso a premio Mia Martini. E cosa devo dire? Se c'hai qualche Vabbè, un ricordo particolare, un pensiero su di lei o se c'è qualche rammarico che non allora, hai. Mimì è la mia sorella, per cui ti ho detto tutto. Ma non perché non c'è più, era veramente una sorella. L'ho amata e per lei questo ed altro, veramente. Ciao Ok, ti Mimì! ringrazio allora della disponibilità, ci vediamo alla prossima. Ciao!